Ciao da Luci, vi avevo detto che vi avrei fatto la recensione di questi bellissimi libri, Casa Editrice e Mani di Fata. Io li adoro. Il formato è un po' particolare, infatti faccio un po' fatica a tenerli nella mia libreria perché il formato è leggermente diverso a quello che si vede di solito nei libri, sembrano più degli album da disegno, ma sono veramente bellissimi. Adesso vedremo insieme come è strutturato questo libro, perché poi alla fine sono due, tutti punti ad uncinetto e tutti punti ad uncinetto due, ma in realtà ve ne farò vedere uno solo perché sono strutturati entrambi nella stessa medesima maniera, quindi hanno tutte e due la stessa struttura, cambiano solo i punti che ci sono al suo interno. Quindi sigla e andiamo a vederli nello specifico. Questo libro e anche tutti i punti uncinetto 2 mi sono stati regalati da Costanza al mio compleanno e io li ho amati tantissimo da subito. A, perché sono super colorati, B, perché hanno veramente una bella varietà di punti, nonostante non siano libri grandissimi. Poi vi dirò anche il numero di pagine, che volendo possiamo guardare subito insieme, guardando a che numero arriva l'ultima pagina. Sono 223 pagine e ci sono a volte anche due punti per pagina, quindi comunque sono veramente molti punti. Adesso andiamo a vedere come è strutturato il libro. I punti sono veramente tutti molto belli e sono quelli che vediamo anche nei vari schemi online. A me piace particolarmente il cartaceo perché a volte nei punti online non si trovano i multipli e quindi rimane difficile poi calcolare, a seconda del progetto che dobbiamo fare, quante catenelle montare per il nostro lavoro. E in questo caso noi qui non abbiamo solo uno schema, che adesso andremo a vedere perché è un po' particolare, ma abbiamo anche tutto il pattern scritto, quindi la nostra spiegazione con multipli e tutta la spiegazione per realizzare il nostro punto. Ma ora vediamo insieme la particolarità dello schema. Infatti, come potrete notare, lo schema non è il solito schema, ma la cosa bella è che anche chi non ha familiarità con gli schemi non avrà difficoltà nel leggerli, perché ogni volta che c'è uno schema a lato c'è la leggenda col significato di ogni singolo punto. Quindi vedete che non potrete sbagliarvi, perché per esempio qua ci dice che i puntini sono catenelle, il quadratino è il punto basso e la croce allungata è il punto alto. Quindi anche chi non sa leggere gli schemi troverà molto semplice, e giro la pagina per farvene vedere anche altri, leggere questi schemi, perché come vedete ogni schema a lato ha la sua leggenda, non solo uno e poi dovete andare a rivederli. Vedete, ogni schema a lato ha la sua leggenda dove capire che cosa significano i disegni qua riportati. E questa è una cosa molto importante, perché c'è a chi piace solo il pattern, c'è a chi piace solo lo schema, c'è a chi non riesce a leggere il pattern ma ha difficoltà con lo schema, e questo è il miglior modo per riuscire a capire esattamente. Generalmente tutti i libri hanno la leggenda degli schemi, però di solito si trovano all'inizio o alla fine del libro, insomma dove ci sono le spiegazioni delle terminologie. In realtà averli a fianco ad ogni schema per ogni singolo punto è molto comodo, perché non dobbiamo, nel caso ci dimenticassimo, andare a vedere che cosa significa ogni singolo disegno sullo schema. Oltre ai schemi traforati e ai punti tessuto, abbiamo anche una bella varietà di punti bicolor. Come potete vedere, adesso ecco, vi sposto il libro per farvi vedere meglio, ci sono molti punti bicolor e molto ben spiegati, come potete vedere. Ma non solo, abbiamo anche il disegno bicolor, quindi così possiamo
vedere quando va cambiato il filo di lavorazione per ottenere il risultato perfetto. Ma volevo farvi apprezzare anche questo. Abbiamo un'intera sezione dedicata alle bordure. Non tutti i libri ce l'hanno e io apprezzo particolarmente. Oltre alla spiegazione scritta, che possiamo notare come per tutti gli altri schemi, ci sono anche tutte le indicazioni per le varie lavorazioni. Quindi, per esempio, questo punto inizia lavorato in verticale e a un certo punto bisognerà lavorarlo in orizzontale. Quindi ci fa vedere con delle frecce le varie sezioni che ci aiutano maggiormente a capire in quale senso di lavorazione dobbiamo andare avanti a lavorare la nostra bordura. E di bordi ce n'è veramente tanti, tutti molto belli, guardate qua, con spiegazioni sia scritte che con lo schema, sempre con la leggenda piccina, per realizzare tutti questi bellissimi bordi, e vi assicuro che sono veramente tanti. Immaginate per le vostre copertine come sono belli tutti questi bordi, veramente molto carini. Ma infine, in fondo al libro abbiamo anche delle piccole creazioni, come per esempio le foglie, i fiori, e vado avanti a sfogliare per farvele vedere altri fiori, cuoricini, di nuovo foglie, fiorellini, insomma ognuno con i propri schemi e le proprie leggende. Guardate qua, farfalline, violette, le ciliegie, guardate che belle. E insomma ci sono anche altre piccole creazioni molto interessanti. E poi abbiamo anche qualche piastrellina. Come potete vedere non ci sta tutto, purtroppo questo libro è veramente molto grande, è proprio formato album, quindi non è il classico libro, però vedete ci sono le varie piastrelline, sempre con pattern e schema, con ovviamente le leggende per leggere meglio i vostri schemi, e ce ne sono tante anche di queste. Arrivati nelle ultime pagine ci sono sempre le spiegazioni per le meno esperte dell'uncinetto, quindi come si fanno la catenella, la mezza maglia alta, lavorazione in tondo, il punto basso, insomma tutte le spiegazioni per chi non fosse già esperta della lavorazione all'uncinetto. Come potete vedere troviamo anche come si fa il picot, come si fa il picot con punto basso, la lavorazione sui due lati della catenella, insomma c'è veramente tutto per poter lavorare il nostro amico uncinetto. Tutti i punti uncinetto 2 è strutturato nello stesso medesimo modo, cambiano solo i punti all'interno, quindi ci saranno punti diversi, ma il libro è strutturato allo stesso modo. Vedete, sul dorso ci sono sempre i colori per le varie sezioni e ci saranno in fondo altri punti, altri bordi, altre lavorazioni a piastrella, altre piccole creazioni e naturalmente i nostri bellissimi bordi. Quindi in descrizione vi lascerò il link di questo sito di casa editrice Mani di Fata, dove potrete trovare questi libri. Vi dico che ce n'è un terzo con scritto tutto punti a uncinetto tunisino, per chi fosse interessato. Io ho anche quello, non ve lo faccio vedere nello specifico perché è strutturato nello stesso modo, ma cambiano ovviamente i punti. Io vi straconsiglio questi due libri e se vi interessa anche il terzo, vi lascio tutti i link in descrizione. Spero che questa video recensione vi sia piaciuta, non è assolutamente sponsorizzata. Questi due libri me li ha regalati Costanza per il mio compleanno, quindi non sono sponsorizzata dalla casa editrice e non ho nessun profitto nel caso voi acquistiate questi libri. Ve li faccio vedere solo ed esclusivamente perché sono convinta che siano molto utili nella vostra libreria di punti. Un bacione grande da Luci, a presto al prossimo video tutorial. Ciao!